conoscere che cosa offre il mondo del lavoro oggi e con proiezioni domani è importante, però è altrettanto importante assecondare i propri istinti per trasformarli in talento e poi competenza e conoscenza, perché non c'è peggior cosa di fare una scelta unicamente per il lavoro. Verrebbero fuori dei pessimi avvocati, dei pessimi ingegneri, dei pessimi architetti, dei pessimi medici. Io sono molto contrario a questo modo di selezionare, per esempio, per la medicina con questi test. Si fanno test di 60 domande e non c'è un test psicoattitudinale per l'empatia col chi soffre e col paziente. Mi chiedo, ma è questa... è questo il medico che vogliamo noi? È la sommatoria di tutte le patologie? Oppure fare il medico oggi come ieri, come domani, ci vuole anche qualche altra qualità? Ecco perché assecondare i propri istinti è fondamentale.